Incarnando uno dei massimi esponenti della creatività in formato videoludico, Super Mario Maker 2 è uno scrigno che contiene al suo interno tantissime possibilità espressive. Il tool di creazione messo a disposizione degli utenti è infatti davvero incredibile e permette di dar sfoggio alla propria inventiva senza alcun freno. Lo dimostrano gli innumerevoli livelli modellati dai giocatori che sin dall'uscita del titolo si sono sbizzarriti nel dar forma a stage strepitosi. Orientarsi nel mare di opere realizzate dalla community non è certo semplice, per questo abbiamo deciso di selezionare per voi alcuni dei migliori contributi dei giocatori. L'elenco che vi proponiamo di seguito è inoltre solo la punta dell'iceberg di un microcosmo di meraviglie. Costruito da un autore giapponese, il prezioso Monty Mole Mine è un livello a tema Super Mario Bros. Situato in una caverna sotterranea, stracolma di blocchetti e nemici. Protagonisti assoluti di questa scampagnata sono i Tantatalpa, che tendono a sbucare da ogni anfratto per mettere costantemente i bastoni tra le ruote al nostro amico Sturalavandini. Ce ne sono di tutti i tipi, piccoli e giganti, persino nascosti sotto il terriccio. Sebbene in-game sia difficile rendersene conto, la stessa architettura dello scenario ricalca la silhouette del simpatico insettivoro. Lo stage si porta a termine in meno di 2 minuti, anche nel caso in cui tentassimo di recuperare le 6 monete rosse sparse lungo il cammino. Ciò nonostante, la progressione non lesina di piccole chicche di design. La migliore riguarda una sezione in cui Mario si ritrova a bordo di una macchina scavatrice con la punta formata da alcune lame rotanti, capaci di disintegrare pareti e strutture. Olimar's Pikmin Adventure è un prodotto del catalogo di Super Mario Maker 2 dal valore eccezionale. Mario perde la sua astronave tra i cieli di un pianeta sconosciuto dal quale riuscirà a volar via soltanto dopo aver collaborato con la strana fauna locale allo scopo di sopravvivere. La premessa dovrebbe ricordarvi qualcosa, è infatti la stessa che contraddistingue il primo Pikmin per Nintendo GameCube, capostipite di una delle serie esplorative più raffinate dell'ultimo ventennio. Nello stage non colpisce solamente l'eccellente lavoro di ricostruzione dell'immaginario alieno tanto caro a Miyamoto. Anche in questo caso è nelle piccole intuizioni di gameplay che risiede buona parte del fascino di gioco. I Pikmin, del resto, sono presenti nello scenario ed è addirittura possibile interagire con loro proprio come fa Capitan Olimar nella serie. Non si tratta però dei Pikmin ufficiali, bensì di svariati Goomba a forma di ghianda che possono essere lanciati addosso ai nemici giganti oppure contro alcuni pulsanti per risolvere dei semplici enigmi ambientali. Nei livelli in stile Super Mario Bros. 3 nessuno ci ha colpito quanto Collapsing Cavern. Si tratta di una sfida tosta, eppure per nulla sleale. All'interno di una grotta piena di piante piranha, il nostro eroe in formato mini deve sopravvivere saltando con tempismo su una serie di piene a mezz'area tinti d'azzurro. Per chi non lo sapesse, quando le piattaforme assumono tale colorazione, tendono a crollare in men che non si dica, non appena Mario vi appoggia i piedi sopra. In Collapsing Cavern l'esattezza progettuale è tutto, e in questo senso l'autore ha portato a termine un lavoro magistrale, misurando le distanze tra le superfici con grandissimo criterio, persino suggerendo le traiettorie di salto con delle monete, come insegnano le migliori scuole di game design. Oltretutto, stupiscono le tante variazioni sul tema, fasi di rimbalzo concitate si alternano a momenti di caduta al rallentatore, con tanto di checkpoint messo a metà strada, per non rendere l'impresa troppo frustrante. Tra gli stage in stile Super Mario 3D World, Deja Vu è un rarissimo esempio di come, grazie alla funzione autoscroll di Super Mario Maker 2, sia possibile costruire anche degli splendidi rompicapi in movimento. Il livello si svolge tra le mura di una casa fantasma infestata dai Vu, dove la telecamera si sposta automaticamente in orizzontale verso destra. Alla fine del percorso, dopo aver raccolto un super fungo, Mario deve varcare un ingresso che lo riporta per magia in un'area della magione anteriore al punto di partenza della sua corsa, tuttavia collocato spazialmente nel medesimo corridoio. All'interno di questa porzione di schermo segreta, l'idraulico ha la possibilità di sfruttare le sue nuove super fattezze per spaccare dei blocchi ed entrare in un'altra porta, la cui funzione è di far sbucare l'eroe in una zona del maniero posta ancora più indietro rispetto a quanto già esplorato. Deja Vu prosegue così, permettendo al giocatore di recuperare oggetti e power-up sempre nuovi, compresa l'immancabile tuta da gatto, e avvicinarsi gradualmente alla bandierina di fine livello. Un loop enigmistico di fattura davvero pregevole. Si conclude qui la nostra carrellata di alcuni tra i migliori livelli creati in Super Mario Maker 2. Rimanete sulle pagine di EveryEye.it e sul nostro canale YouTube per nuovi contenuti e classifiche dedicate alla strepitosa opera di Nintendo.